Bellissima è quella di Giuseppe e Luisa. Giuseppe è un esperto di telemarketing, è stato uno studente nel Pop Campus per qualche anno, poi ha avuto dei problemi personali, ha dovuto fermarsi, ma da pochissimo è tornato a essere uno studente nel Pop Campus e proprio parlando con lui quest'oggi mi sono ricordato di questa storia fantastica e proprio dici, ma dai, sì, mo vabbè, figurati. E invece è proprio successa. È successo che Giuseppe, prima di tutto, è un grande appassionato della comunicazione, del marketing alternativo, del creare relazioni, tant'è che il suo approccio al telemarketing è fighissimo, è proprio alternativo a chi scassa i maroni, interrompe, ti chiama senza che tu hai dato il permesso a nessuno per venderti qualcosa. Giuseppe è appassionatissimo, mi ha sempre sostenuto, tant'è che, come ti dico spesso, quando tu crei delle ottime relazioni con i tuoi clienti, questi clienti poi diventano i tuoi migliori agenti di marketing. E senza che io dicessi mai nulla a Giuseppe, da solo lui si è prodigato sempre per portarmi nuove opportunità. Una di queste opportunità che sono arrivate attraverso Giuseppe è stata quella di un'azienda veneta che si occupava di fornire servizi di segreteria virtuale per gli studi medici. Cioè, sei uno studio medico, devi gestire appuntamenti, ricette, tutte queste cose, però non vuoi assumere una segretaria dedicata che sta lì 8 ore al giorno. C'era questo servizio, questa azienda che offriva esattamente questa cosa. Bene, la padrona, la presidentessa, la fondatrice di questa azienda si chiamava Luisa e Giuseppe mi ha introdotto a Luisa e abbiamo parlato di questo progetto che lei aveva, perché lei aveva già un sito che gli era stato creato da qualcuno ma non era soddisfatta, o forse mi ha chiesto un parere e io gli ho detto oddio, qua dovrebbe da buttare tutto. Quello che c'era da fare era di rimodernare, rivedere la strategia di questo sito, i contenuti come erano presentati, e quindi rifare il design, preparare nuovi contenuti, avere una strategia editoriale e via dicendo. Beh, insomma, io mi sono messo al lavoro e ho realizzato, con l'aiuto anche di altri esperti, collaboratori, qualche piccola agenzia, questo lavoro, fino a che è stato completato, è stato messo in onda e Luisa e la sua azienda sono rimasti più che soddisfatti. Così soddisfatti che dopo un po' di tempo mi hanno ricontattato, mi hanno detto oh Robby, guarda qua abbiamo un altro progetto che vorremmo fare, così così cos'ha, che ci consigli? Puoi occuparti di questa cosa, puoi aiutarci così come hai fatto per il progetto precedente? Io ho detto molto volentieri, ti faccio un preventivo, queste sono le cose che possiamo fare, questo è il mio costo, se vuoi iniziare mi paghi anticipatamente, così come chiedo a tutti i clienti, e io eseguo poi quello che c'è da fare. Robin, ti fai pagare anticipatamente? Assolutamente sì, da quando esiste Robin Good si lavora soltanto per pagamenti sicuri e anticipati, il resto è stress. Non voglio più inseguire gente che mi deve dare i soldi, quindi tutti i soldi che guadagno sono pagati anticipatamente. Ma come fai? Senti il resto della storia. Quindi faccio il preventivo, gli chiedo questi soldi in anticipo quando vuole iniziare. E Luisa, senza fare una piega, mi bonifica questi 1000+ euro che io ho chiesto per le mie competenze. Passa una settimana, passano 2 settimane, 3, 1 mese, e il progetto non si sente più nulla. Scompare, non se ne sente più parlare. Passano 6 mesi, 1 anno. Un giorno mi viene in mente, ma come qua io ho ricevuto questi soldi, ma sta cosa non si è fatta niente. Che possiamo fare? Ho scritto a Luisa, Luisa, ma è il progetto qua, mi hai mandato tutti questi soldi, guarda che io non è che me ne sono dimenticato, me ne voglio approfittare, però non ho saputo più niente. Lo sai Luisa che mi ha risposto? Robin, tutto tranquillo, stiamo bene così, non devi fare niente, tanti baci e abbracci, ci sentiamo non appena avrò bisogno di te.
quest'ultima frase alla fine l'ho aggiunta io perché veramente non mi ricordo cosa mi ha scritto, ma mi ricordo la sensazione, l'umore generale della comunicazione, che era del tipo: va tutto bene, i soldi li puoi tenere, non c'è niente da fare adesso per te e forse mai in futuro, e non sono preoccupata che tu mi rimandi indietro i soldi anche se il lavoro non l'abbiamo fatto. Ho detto: oh, ma allora lo vedi che differenza fanno le relazioni? Perché se tu riesci a costruire così tanta credibilità, fiducia, rispetto con un cliente al punto che dopo che lui ti ha pagato per fare un lavoro e tu lo contatti per dirgli: ah, ma il lavoro non l'abbiamo fatto, qui ci sono i tuoi soldi, il cliente ti dice: tienili lì, non c'è nessun problema. Cioè, sei meglio di una banca. Quindi vedi bene che costruire queste relazioni crea dei veri e propri agenti di marketing che lavorano nel silenzio per te e fanno un lavoro fantastico, ma due, ti dà la possibilità di lavorare in maniera armoniosa, serena, senza pressioni e con il rispetto vicendevole con dei clienti fantastici.